Perché non me li dà uno alla volta? Mi sa che lei è pieno capo. Allora, alza le mani, vediamo che mi posso prendere. No, 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 non mi Sì, dare queste mi cose, aspetta. alzo le mani, sì. Mi prendo le cose Si importanti, prende un queste po' di cose le puoi colpi anche buttare giù. perché sono... C'è un po'. 675, prendo un centinaio di colpi. Vieni, vieni a deposito e non mi entra niente. Piano 1. Rio. Dietro, dietro, Deposito. dietro. Dietro, dietro. Ammazza quanti soldi stanno qua. Che miseria, abbiamo fatto un sequestro. Pure la cosa di Tutankhamon. Passa l'altra cosa. Allora, collane, lockpick, niente, non me la Aspetta, passo. poco a poco, vai. Non ho capito perché mi passa, cioè, nonostante io metta su Molti 0. problemi, molti problemi, città. Vai. Di nuovo. No, aspetta, no, vieni. Vabbè, radio. Radio, telefono, fascette. O cose in più come GPS e butti tutto qua. Ma io non. Cioè non posso. Appunto. Perché tanto Check. se non posso fare io direttamente. Sì. Puoi andare. Perfetto, adesso lo chiudo. No, qua butti tutte le cose. Mi sa che la Telefoni, radio io l'ho GPS. dato a Non hai lei. niente da fare, vieni No, l'ho qua buttata io. e Va al bene, desk perfetto. ti porti Grazie mille. Invece se là. hai Capo. armi, cose illegali, soldi, mi dai ufficiali, alto comando. Ok, grazie Cerchi in radio un ufficiale, un alto comando, oppure un sottufficiale pure. mille. Vabbè. Ciao. Arrivederci, capo. Buon lavoro. Arrivederci. Vuole fare Adam? Andiamo. Jack Hernandez. Sono di fronte al suo ufficio, può venire un attimo. Arrivo. Check da muro. Andiamo, scusa. Aprite l'angioletto alle cene, ragazzi. Check da un 4. Check, siamo Sei nel perché? laboratorio. 10-4. 10-4. Check Check da Adam 1. un 1. Oh, check. Mi sentite? Sei Sei stato stato su 1. su 1. Ok, Vai. check. Adam 5, 10-55, status 1. 10-4. 10-4. Check Check Adam Adam 1. 1. Check. Check. Siete Siete stato status su 1? 1. 10-4. Ok, Ok, 10-4. 10-4. Mi Mi raccomando, raccomando ragazzi, ragazzi, rispondete rispondete sempre sempre check. check. Se Se siete siete impegnati impegnati in in qualche qualche cosa, cosa, ditelo. ditelo. Io ho sbagliato radio, non è più 7, della sotto. 10-4. 10-4.
Adam Pretorn è status 1. Per qualsiasi cosa noi ci siamo. 10-4. Desk a posto, state lavorando? Sì, sì, tutto a posto qua al desk. Ci sono io. Adam 1, 10. Ma lui ti è calato più alto? No. Adam 1, 10. Posso parlare con quello fuori? Quello fuori con la settimana. 10-60. Parla con lui, parla con lui. Quello che c'ha l'assalto sulla mano. Invece quello con 3 converge al quello è al momento occupato. No, perché qui signora ha avuto dei problemi. Ma diverso con il mio amico. Parli con lui. Non so, ma lui. Diciamo, non so. Spina. Buonasera, mi dica. Buonasera. Volevo chiederle cosa devo fare per richiedere il band della LS. Lo deve fare sull'applicativo il band. Pronto? Dovrei mettere i miei dati? Sì, deve mettere i suoi dati. Okay. Forse serve il porto d'armi per entrare in polizia e altre cose. Quello che sì, ma il porto d'armi c'è scritto tutto quello che deve avere nel coso. 10-2 per il PDA servono 40.000. Appena 40, ok, vabbè. Vedo signore, vi posso chiedere una cortesia? Dica. Un agente che non ha da fare 5-10 minuti mi deve arrestare un ragazzo. Lo posso fare io se vuole. Ma fra lei, ok. Ah, lo vuole fra lei? Ok, venga. Io? Mi porti alle celle, prendimi spalle e portami lei. Io, a lei? Sì, perché non so dove sta. Adesso lei fa il poliziotto, signore. Certo. Perché? Non mi conosce? Certo, dobbiamo prendere. Lucifer, aspetta, questo è il piano mio difensore per tanti giorni. Sai, è serio? Ok, arrivo. Sì, sì. Colleghi, Romeo Montecchi è un attimo occupato con un angioletto. No. Eccole qua le celle. Mi vedi. Canale 7. 10-4. Adam 1, 10-80 nella zona del 200. Angioletto qua, Siamo in casa. Ma porca miseria, ma è tutto pieno. Ma che è? C'è il pienone qua. Ma che è? Angioletto qua, ma lei ha delle piume bellissime. Ah, caro. Lui è treno, è il mio staffer preferito, lui. O treno, mi senti? Treno. Chi è che mette sera? Treno, io. Che cazzo? Sai chi sono? Ma vaffanculo. Sono Petri. Sì, lo so. Però la... questo qua? Ma perché c'è un si giri, si giri. Si giri però, sennò come faccio a manettarla? Niente, mi sa che ammanettarla. A dichiaro il stato d'arresto, qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro lei in tribunale. Se non ha un avvocato gli sarà dato un ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Sì, l'ho compreso. Vabbè, perfetto. Venga qua, c'è una bella cella comoda per lei. Qui. Entri. Secondino. Per quali reati più o meno? Rapina a mano armata, tentato omicidio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale. Vabbè, armi non ne aveva? Penso di sì. Vabbè, mo lo perquisisco io, ci penso io. Va bene, grazie. Penso di sì. Va bene, grazie mille. Grazie, dai, grazie a te. Qualcuno disponibile per andare in Adam? Siete a tutti piano voi che... Eh no, non hai pistole, com'è? Ah, eccolo qua. Ma che cazzo dici, ce l'ho? Oh, fra, stai calmo. Okay. Ma stai calmino? No, ma stai calmino, no? Cioè. Tu mi dici, non c'ho resto. Non c'era un cazzo prima, visto che non c'era nulla. Stai calmino, no? No, perché io la metto sempre un po' più sotto, magari c'è la corna, voglio ne zero. No, ma infatti... A me non lascio, per favore. No, non posso mandarla in carcere con la radio, un attimo. Si può levare gli occhiali del cappello non appena la smanetta? Sì, dai, quindi che mi ha lasciato? Mo' il portone. Perfetto. Si può levare gli occhiali del cappello? Il cappello? Il cappello, certo. Guarda che sexy che sono. Insomma, lei stia fermo un attimo. Può stare fermo un attimo? E
e mi dovevo non fare si muova? Ero appena entrato, no, sto fermo. Madonna, fra, non si capisce niente, però. Ho sbagliato il quattro. E ho sbagliato, per sbaglio ho tirato fuori l'arma. Allora, da lì è partita tutta la spiga. Per piacere, non puntare. Mi mette il ditino sul tablet? Ma caro, per dito erditino. Serve una mano, colleghi, va bene? Franco Rossi. Buonasera, piacere. Ma lei l'ho già arrestato, io? Non mi ricordo, me l'hai sparato. Sparato, sì. Ma perché? Ma perché, caro, ovvio che devo sparare. Se uno mi punta io sparo. Sono stato arrestato un paio di volte. Ma da me? Come non c'entra, caro? No, ma che da lei? Da boh, mi ricordo, sceriffato, polizia e FBI. 10-4. Franco Rossi. Ti piacere. Check direttore. Mi dica. 1-27 oh, Redexa. Dove sei, collega? Redexa. Un attimo, nel mio ufficio. Oh, continua a fuldirmi cosa dicono. Oh, mi dica. Fammi parlare col mio collega. Scusi, come fa? Potete mettere insieme insieme. Scusi, ma come fa a essere nato nel 2021 lei? Perché c'ho un problema di... Ma porca puttana. Una cosa l'hanno detto pure. Porca miseria. Allora, qui abbiamo... Ma perché non ci sei? Rapino. Ho sbagliato quando... Capito? Quando sono nato hanno sbagliato i medici, capito? Ho capito. Come, in che senso? Lei, in questo caso, il peggio mi batte. Oh, regà, ma non urlate, abbassate queste corde. Porca miseria, veramente. Caro, non dite a me, perché io non arma senza porto d'armi. Ok, esatto, ma tu mi puoi già tentato omicidio pubblico ufficiale. Sì, omicidio. Omicidio P.U. Anche se per me, caro, sincero, sola. È una soldi, soldi. Il problema è che non ho le clic. Ma i soldi erano quelli della rapina, vabbè. Sì, caro. Infatti gli sto sequestrando. Te li sto sequestrando, infatti. Ah, no, pensavo che stai a fare la cosa. Vabbè, fra, sei fumato qualcosa? No, volete, capisco, quello è il problema. Manco io, fra, sto capendo quello che cazzo sto facendo, perché questi urlano. Non si capisce niente, fra. Un attimo, ti faccio la fattura. Che faccio? Non vedevo da più. Vabbè, guarda, sono sincero. Ma io ho un problema che non c'ho soldi. Non mi faccia del male. Signore, ci pensava prima di fallare a fine. C'è qualcuno che sta prendendo una cosa? Scusa, mi posso... Mo' il borsone. Non è una maschera, credo. Non compro. Facci così. Cioè, guarda, ma io se faccio la maschera, parlando poi, mi mette questa che avevo prima di entrare. Buonasera. Però, non so come si fa. Non ce l'ho. Caro, mi dispiace, ma non te la posso pagare in soldi. Fa niente, fa niente. Lei lavorerà nei cosi forzati. Quanto costa? Nei campi minerari. 80k. Manco. Vadi nei campi minerari, così. Lo prego, faccia. Omicidio. Omicidio a PD. A P. No, non mi dia cosa. Detenzione. Ma è legale. Ma do 25 mesi, va bene? Va bene, la ringrazio. No, lei non mi deve ringraziare. La ringrazio. Arrivederla. Ma? Uscite però, cioè. A medici? Sì, è pulito. A posto, grazie. Prego, prego. Ma come si chiama lei? Così mi ricordo di me. Io sono Treno. Treno, non mi ricordo quando sei venuto, quando ti ho difeso. Lei non si ricorda. Che è vecchio me. Vabbè, ciao, ciao, ciao. Madre mia, ma anche una bella foto. Se vuole facciamo, ci facciamo. Oh, tuono, faccio. Ma che ci dico, non so quanti erano. Allora sei, campi attack, rapina. C'è un sottufficiale, Leo, sottufficiale? Sottufficiale, qua c'è qualcuno, sottufficiale? Grazie, caro. Perché un sottufficiale in radio? Ci sono. A chi serve un ufficiale? A me, devo dare dei soldi sporchi. Viene più uno, viene il deposito. Arrivo. Check, direttore. Il direttore sta vicino a me, cosa check, dire? Check. Dov'è che siete?
magazzino. Ok. Domanda, anche se i colloqui sono chiusi, se mi posso, cioè se io voglio li posso fare? No. Vieni. Sì, allora ti do i soldi sporchi. No, che non sono un dollaro. Ecco, riesci rifato. Aspetta un attimo. Avanti, sono qui al desk. Ci potete dare un Adam che. E poi le altre cose te le posso sempre dare a te. Vabbè, se ho pistole. Sì. O le metto io. Vabbè. Tieni. Un attimino, arriviamo. Niente. Aspetta un attimo. Comunque, per quello che è successo prima mi ha fatto veramente arrabbiare, però... Ah, sei tu? Sì, sono io. Ah, non ti avevo riconosciuto. Con la maschera. Sì, per la questione di prima mi ha fatto veramente incazzare. Vabbè, ma secondo me mi ha beccato, cioè... Hai visto a me? Pensavi che magari stavo da mezz'ora, allora... Però io, ti giuro, cioè io ero già entrato, mai, anzi, non mi permetterei mai, anzi, io non abuso del mio potere, io rispetto tutti i miei colleghi, ma se tieni vicino a me mi dici, anzi mi sa che non hai capito, lì mi fai un po' tiltare. Vabbè, non è che ti ho detto che sei stupido e non hai capito, ti ho detto, cioè, mi stavo spiegando. Mi fai innervosire questo fatto. Ho capito, ma io non è che ti ho offeso. Poi non è manco giusto, capito, che cioè, mi minacci di licenziarmi. Cioè, alla fine non è che ho fatto questo. Caro, però se tu vieni vicino a me e mi inizi a fare così è normale, vabbè. Comunque sì, ho sbagliato un po' perché mi ero leggermente innervosito, però... Vabbè, mo è acqua passata, dai, mo non è che okay, ci stiamo appuntando su sta cosa, mo è acqua passata e passata. Vabbè, dai, ti levo pure il richiamo, dai. Non ti preoccupare, vabbè. No, me l'ha già levato il capitano, il direttore. Ok, clip visionato. Pensato, vabbè, dai, è acqua passata, dai, allora io vado, ritorno a lavorare, eh. Arrivederci. Jack Hernandez, certo. Adam 1 10 un accademista è venuto da me e mi ha detto che tu l'hai autorizzato a fargli fare addestramento. No, il contrario. Me. È vero. Confermi? Sì, è vero. Ok. Anche se non esistono più gli accordi privati, però. Sì, ma per problemi che ha l'accademista glieli possiamo fare. Visto tanto in centrale ci sono io disponibile, c'è Lucifer, quindi te lo concediamo. Adam 1 richiede un 1060. Ma mi fai addormentare? Converge? Mandato due... Adam forse di Converge. Tutto calmo. White, ma per diventare agente esperto bisogna fare un altro addestramento? No, devi lavorare... No, che sì? Con me, certo che sì. Agente esperto, Lucifer? Sì, certo. Devi lavorare. Devi lavorare, non devi farlo. Ma ci stanno altri pro? E non è un addestramento. No, devi lavorare, fare tante cose d'armi, tante cose. Va bene. Salve, dica! Aiuto, aprite! Che è successo? Che è successo? Le due persone di Strumox! Aprite. Non credo io. Adam, un comandante, un alto in grado, chi è? No, innanzitutto... Innanzitutto si calma e ci dica quello che sta succedendo. Buonasera, scusi. Un altro comando. Ah, fra... Sì, no, siamo alle spedie. Un attimo. Bellino. Colleghi, che voi sappiate, è finita? Poi guardi verso di me, che devo fare una bella fotina e dalle gare. Mi leva anche la benda, se a meno che non c'ha un occhio che non va. Ma la benda... Da un occhio non ci vedo. Mi hanno infilzato una matita nell'occhio, quando ero piccolo. Palamella, fra, dai, ma che cazzo. Cioè... Non me l'ha fornita ed è scappato. La giungla, la giungla. La clip? Ho la sì, però la GoPro non era attiva. Cioè, la clip ce l'ho, ma non ho... Cazzo. Non possiamo farci niente. Vabbè, magari possiamo solo prendere la denuncia. Ci dice che dove è avvenuto il fatto, prenderò la denuncia e poi faremo delle indagini. Va bene. Vabbè, allora venite con me. Ma più o meno i capelli, si ricorda questi dettagli? Sì, me li ricordo proprio nitidamente, non si preoccupi. Cioè, proprio ce l'abbiamo fatto, un video in testa abbiamo. Allora, me lo descriva. Capelli? Vedi un attimo che gliela descrivo meglio. Mi raccomando. Un secondo che devo un attimo ricordarmi bene come fare, un attimo. C'è
Hernandez. Ok, allora, diciamo, era un po' più scuro di pelle di me, ma non troppo. Ok, tipo lui. Sì, sì, forse un po' di meno, forse un po' di meno. Ok. Aveva i capelli bianchi ed era vestito tipo con la maglietta azzurrina, quello che guidava. Ok. Ma che ha fatto? Che ha fatto sta accademia? Qualcuno che vuole venire in Adam? Sarà una recluta? Non chi chiede, ragazzi. Probabile sì. Sceriffo, dica. Ragazzi, al 584 ancora non è andato nessuno. Ci vogliamo svegliare. Servirebbe un'auto per tornare in città, se possibile. Sì, venga, venga. Ci siamo noi, siamo 5, abbiamo cioè, 125, sì. Io dico. Ma lei come fa con gli occhi rossi a... Però mi fa vedere un attimo il distintivo, per cortesia. Certo. Giusto per far condizio. Va bene, venga, venga. Sì, lei dello sceriffato può convergere al 584? Sì, andiamo al 584. Ok, sceriffato al 584. Vai al piano 0. Hernandez, check. Check. Oddio. Beh. Per favore. Perfetto, grazie. Sto bene, arrivederci. Vabbè, e niente. Aiuto anch'io. Ma porca no, puttana. Vabbè. Ah, no, la dama che ha arrivato da 54, mi sente. Grazie, arrivederci. Check, swap. Maverick, dove sei? Sono al piano 1, se ti saranno colpi. Asa, è arrivato? No. Cioè, c'ero io che vi stavo prendendo da mangiare allo Starbucks, bene, no? Arriva un Adam, ma è stato suo. Caschetta, è in free room, non può tenerlo. È il caschetta, no, subito, sono un nuovo direttore qua. Giustamente, spogliatoi, ti danno i corpi degli spogliatoi, no? Lui. Ragazzi, siete in 15 in centrale, volete uscire? Una, due Adam. Aspetta, adesso li mando, li mando. Collega, collega, andiamo. Ragazzi, chi è vuoi che vuole andare in Adam? Quattro persone. Che poi no? Ok, venga, venga. Andiamo piano 0. No, al momento no, che sono tutte rapine impegnate e occupate, tranne una. Quindi andate in questa rapina. Ok, adesso formo subito un Adam e te lo mando. Fliga 5-2. Un Adam sta per uscire, eh? Fliga 5-2-9. 529. Aspetta un attimo, Adam. Alfa, Adam 1 o Adam 2, vedi un po'. Sono Romeo Montecchi, vedi un po'. Aspetti, Adam 3. No, Adam 2 frasta. Ma è Adam 2. 1055, Adam 2, status 1. Ok, sì, Adam tu 2, sei a centro. 529. 104. 529, fra. Andiamo veloce. Ok. Una domanda, ma è difficile fare il l'addestramento per reclutare? No, una cazzata, fra, solo il problema è che devi stare 3 ore a romperti i coglioni. Ufficiali, ufficiali, o altro. Quanto? Fascette. Che sta 3 ore a romperti i coglioni, fra. Veramente 3 ore? Sì. Cos'è che ti fanno fare? Ti fanno fare un inseguimento, ma tanto finisci morto, perché ci sono tipo gente che ha le carabine e tu vai con la pistola a morire. Che banca è questa? Che civico è? Dove sei? 529. 53 no. Se riesci a posso. Aspetta. 529. Adam 2, Adam 2 si risposta in TAC 5.14 per Flick. Dove sei? Non ti vedo. Per caso c'è un 1060 per il 1040 529. Collega, entra nella TAC. Collega, entra nella TAC, mi senti? Collega, 5.14. Salve. Salve. Va bene, ok, ho visto la faccia, tranquillo. Cosa ha visto la faccia? Che bel baffo che è. Grazie mille, sì, le piace? Sì, sono lo stagio comunque io. Giorgio, ah, puoi piace. Fare i complimenti se non te lo diciamo noi. Vabbè, ma sono dei bei baffi, ha ragione lo stagio. Allora, spiace. Facciamo la cosa. Ecco. Aspetti un attimo, arriva il mio collega. Vi dico okay. Diglia. Sì. Oh. Vabbè, allora, vi dico Diglia. Sì. La targa grattata, via di fuga libera. Basta. Eh? Targa grattata e via di fuga libera. Via di fuga. Voi potete fare solo una cosa. Via di fuga libera. Aspetta un attimo. No collega, non ci serve, potete andare via, arrivederci.
Sì, allora mettiamo le strisce. La macchina è grattata. Ho capito, è grattata. Okay, quindi come l'hai grattata? Comunque con la pistola. Vabbè, vabbè. Quindi noi poi procediamo con le strisce. Sì, vai, metti quello che vuoi, ormai. L'ostaggio lo rilasciate quando finisce la rapina e si parte a suonare le sirene. Vabbè, sì, ok. Vabbè. Non vogliamo sangue comunque. Va bene. Collega, ma lei si è tutto bardato adesso. Lei prima non c'era niente, ma solo levi il caschetto. Va bene. Noi procediamo a mettere. Noi procediamo a mettere le strisce. Collega, venga. Da dove l'ha tirato fuori questa? Collega? Mettete 50 strisce se volete. No, due strisce, due strisce. Mi dai l'interdetto qua? Collega? 5.14, eh? Sì, 5.14, fra. Check. Dove la metto l'altra? Mettila sempre a destra. E dammi l'interdetto, fra, non mi vanno gli annunci. Collega, dammi l'interdetto perché sennò questi mo si sbraccia. Come va l'ostaggio? Tutto bene? No, cioè, scusami, tu non ti metti... Cosa? Non ti metti una maschera o qualcosa? Perché? Mi dicono, ce l'ho la GoPro, qualsiasi cosa. Perché? Cosa vuoi? Sì, cosa ti cerco dopo, va bene. Mi vuoi dai. Cercare? Perché? Non ti sto simpatico? No. Mi odi? No, dopo sì, ti odio, sei poliziotto. Dai, scherzo. Ma, che i capelli che ce l'hai, figa? A me? Grazie. Sì, sei un... Collega, mi metto il caschetto. Infatti non mi metto il caschetto perché sennò mi si rovina il gel che ho messo sui capelli. Metto. La lag. Ma collega, dai. Ma tanto qua... non vogliamo sparire, non vogliamo sparire. Non ho capito. Infatti, cioè, la cosa è questa, mi fai complimenti. No, prima però mi ha minacciato, mi ha detto che mi viene a prendere tu. O voleva solo uscire con me. Prendere a darti un bacino. Lo sapevo allora che questo è il signore. Eppure io pensavo che quella fosse sua moglie, anche una bella signora. No, ma non è. Vabbè, molti guardi signore, molti uomini sposati comunque ce lo sa che fanno, capito? Se vuole io sono libero, Secondo me non c'è bisogno di ricadere. Che senso? Il tuo collega c'è il casco. Secondo me non c'è bisogno. Sì, vai. Vabbè, facciamo uno ce l'ha, uno non ce l'ha. E invece sentite. Vabbè, la signora non ce l'ha. Lui fa finta e cambia discorso col caschetto e fa finta di non aver sentito. Vabbè, facci una cosa. Allora, io la invito a prendere una pizza. Se lei lascia l'ostaggio e si fa. Io ti invito un espero nella testa, lo vuoi? Prego, vengo un attimo. No, non credo. Dica. Vengo. Collega, puoi anche parlare per radio, eh? Dimmi. Questi vogliono sparare, collega. No, non vogliono sparare. Comunque, non sono puntati. Quindi gli chiediamo di prendere il tempo. Appena prende il tempo, gli facciamo eruzione. Ok, perché non puntano l'ostaggio. Vabbè. Esatto. Mette i caschetti, però. Scusi. Tutte santa. Guarda che me l'ha puntato. 160 secondi, ragazzi. Ok. Quanto? Millimetri. Quanto manca? 260. Vuoi dirmelo più vicino? 260. No. Ho capito. Ma scusi, che fanno qua i medici? Ah, non lo so, forse c'è stata una sparatoria. Sentite ragazzi, allora, io c'ho una confezione di ali di pollo del KFC. Vi do 50 ali di pollo e 2 Coca Zero. E in cambio voi mi lasciate l'ostaggio, va bene? No. E poi chi ci può... No. Cioè... Che ha detto? Chi può dirci che poi ci lascia l'ostaggio? Oh, non picchiate l'ostaggio, cosa fa? Facci quello che le dicono. Signora, io non la sento, ce l'ho un po' d'acufene. Chi dice che noi siamo liberi dopo? Ma lei è russa? Russa la notte? No, io essere italiana! Bilecco! Bilecco! Sì! Mi lecco! Non ho capito, signorina, lei si lecca, non ho capito.
No, 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 sto... cazzo. Ha detto mi lecco. La città del Manzoni, cazzo. La città del Manzoni, lecco, ma non è vero. Non è vero. Quello è Como. Quello è Como. Ragazzi, quel ramo del lago di Como è Lecco, È a Milano, è a Milano. Sta. È vicino. Ma Lecco, scusa, ma Lecco non sta vicino a Como. Ma scusate, ma qua non siamo in America? Sì, è vicino a Como, Monza, Milano. Ma come no? Ma allora lei è milanese? No, ma lui. Mi sta chiamando il numero privato, ma fa, no, perché abbiamo smontato qui. Ma raga, ma che sta succedendo? Non lo so. Collega, occhio se non suona, non arriva la polizia veicoli. No, è arrivata, fra tranquillo. E lei di dov'è? Eh? Io? Sì. Lei anche lei, lei è di Como? No, no, Milano. Milano? Milano. Sì, sì, sì. Infatti se si vede una fighetta. Poi è interessato un po' formaggino, no? Oh, quanto manca? No, quando c'è intorno a 120 metri. Ok, ragazzi, 120 metri. Non ho puntato, non posso fare niente. Perché questo si muove. Sì, scusami, come che volevi fare un'eruzione? Scusami. Eh? Ma ragazzi, no, no, guardi, ho chiamato un attimo mia moglie. Ragazzi. Ho chiamato un attimo mia moglie in radio. Devo dire che sono finito. No, 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 la prego, la prego, la prego, la prego, non spari al messaggio, la prego. È pericoloso, state attenti. No, ma lei è di Lecco, lei è di Lecco, non dovrebbe. Quelle di Lecco non sparano agli ostaci. Calmiamoci, calmiamoci, calmiamoci. Io non so, perché due volte mi è capitato di che mi scivolasse il dito sul grilletto. Io vi avverto. No, 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 no. No, 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 signorina, la prego, no, non facci stupidaggini. Allora, no, non farci stupidaggini voi, ragazzi. Ma anche perché poi dobbiamo entrare tutte male, quindi, per favore. No, male smettere. Oh, vogliamo, ci sparo, che cazzo è? Ah, meglio niente. Ecco, nemmeno l'ostaggio la vuole. Ci tiene alla sua vita. La prego, probabilmente prego, è padre di 20 figli. Non saprei. Vorrebbe spezzare la vita. Qualcuno. Potrebbe spezzare la vita a una famiglia. Lei se la sente? Dipende. Cosa l'ha dipende. Fatto? Dipende. Cosa dalla fatto mia vita povero se è in pericolo o no. Cosa l'ha fatto quest'uomo? Niente, mi prendeva un po' in giro, allora l'ho tirato su e ho detto adesso ti prendo e ti porto a fare una rapina. Sei il mio ostaggio. Giana, ma lei ha bevuto? No. Ma ce l'ho al contesto. Cosa? Eh? Cosa? No, niente. Le faccio lo droga test. Il droga test. Stia zitto, ostaggio, per favore. Per favore, ostaggio, la prego. Non provochi i rapinatori. Usciamo lentamente con l'ostaggio. Va bene, va bene. Ostaggio, alzati. Aspetta, usci lentamente. Dai, ragazzi, uno di voi. Uno di voi. Sarei sulla macchina. Ok, ok, collega. Collega, perquisisci il soggetto. È puntato allo stadio, ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta che salgano in macchina e poi lo perquisisci. Lo stadio è puntato, ragazzi, lo stadio è puntato. Lo stadio è puntato. Scappi, scappi! Che fa? Ragazzi. Ha lanciato la... Madonna, fra... Madonna. Scappi! Scappi, ostaggio! Andiamo. In nome della legge, alto uno, accotti sulla destra. Vabbè, vado all'induia. Sì, sì, non si preoccupi, ma quell'auto è un po' veloce. Ma che cazzo. Sì, fra, ma la macchina fa schifo a girare. Dove andate? Destra. Abbiamo già perso. Fra, ma quella fa 8, cioè quella è un autobit. Niente, fra, mettiamo l'esito della rapina. Metto io? Persi. Scusi, lei? Sì, sì. Che vuole? Torni indietro 529. Torni indietro 529. Sì, devo togliere le strisce. Faccio io l'esito, tranquillo. Ok, ok, fallo tu, io levo le strisce.
Eccoli qua. Accosti. Oh, c'è una rotta bucata. Scendi. Accosti. Scenda. Scenda dal veicolo. Scenda. Oh, collega, sali. Ma che cazzo fanno questi? Che cazzo fanno? Occhio a non bucare. Dove cazzo stanno? Dove sono andati? Ma no, fra, li abbiamo persi con le ruote bucate, mamma che figura di merda. Vai. E dove vado, fra? Dove cazzo sono andati? Non lo so. Ma porca puttana. Li hai presi i numeretti? Sì. Ok, andiamo in CAF. No, fra, che cazzo fai in CAF? Perdiamo solo mezz'ora. No, non me ne frega un cazzo. Ma fra, ma perdiamo solo mezz'ora, lascia per. No, minchia, le malibane, non stai scherzando. Ma no, no, frate, no, andiamo in CAF, non me ne frega un cazzo. Ma fra, ma dobbiamo perdere mezz'ora per... Aspetta un attimo. Non è che sono andati qua, tipo, Nemera. Una domanda. Fra, ma dove cazzo sono andati? C'è vai a destra, bucati. Vai a destra. Vuoi andare qua? Destra. Che cazzo fa? Vai dentro. Aspetta qua. Non ci stanno. No. Vai dentro, sono andati in un garage. Una domanda, gente. Porco Giuda. Si levi! Madonna mia, che rottura di coglioni. Una domanda. Ehi, questi ci hanno chiuso a panino, fra. Vai. No, avremmo persi. Ma come cazzo abbiamo fatto a perderli, porca puttana? No, io ti dico, dovevamo scendere, puntarli. Fra, li abbiamo puntati, io li ho puntati dalla macchina, gli dicevo di scendere, ma quelli non scendevano, che dovevamo fare? Andiamo in CAF. Fra, dobbiamo perdere mezz'ora per quelli, dai. Sì, non me ne frega un cazzo, no, dai, veramente. Ma dobbiamo fare una figura di merda così, questi qua li bannano. E vai in CAF, fra. Ce l'hai la grip? Ma non ho i numeretti. Però la clip ce l'hai. Sì, la clip sì, ma senza numeretti non faccio un cazzo. Sì, i numeretti te li dico, dai, fammi vedere un po'. Dando... Sì, mettiamoci da qualche parte, vediamo un po'. Andiamo un attimo davanti al governo, che là non rompe il cazzo nessuno a me. No dai, ma però è scandaloso, adesso non possiamo più neanche fare perché sennò è meta che... Ma che palle, veramente, porca puttana. Dimmi i numeretti. Aspetta che devo ricordare la GoPro.